svuota la spesa Eurospin. Patatine per le persone che vengono a trovarci. Crudino, quello rosso, questo. Vado veloce perché è tanta la spesa. Accendi fuoco questo qua per i barbecue, per fare il barbecue. Le uova, ho preso due confezioni di, comunque sono 20 uova. Poi nel sacchettino ho preso insalata per i conigli, ne ho presi tre, ho preso il bauletto questo qua, senza olio di parma, quello morbido. Comunque l'acciughino per i conigli, l'insalata. Poi ho preso due frappè a lamponi per provare, che uno non so dove l'ho messo qua, questo. Poi ho preso lo yogurt per il lavoro, uno alla fragola, uno alla banana, uno al caffè, cioè praticamente per provarli tutti. Stracciatella, vaniglia, pesca, poi cocco e quasi praticamente tutto sul mercato. Due di milk shake al cacao per colazione veloce quando vado al lavoro, ovviamente uno al giorno. Poi questo altro sacchetto, salsa di pomodoro, questa qua liquida la volevo provare, mi sembra 99 centesimi se non mi sbaglio. Poi ho preso questo olio di girasole, poi ho preso questi fazzoletti per soffiarmi il naso che sono costati il doppio di tutto quello che ho preso, 2,59 euro. Sì, sono tanti, però porca cavolo. E poi ho preso un'altra passata di pomodoro, poi altro olio di girasole, un'aranciata che in teoria si chiama Nara, ma vabbè. Tè alla pesca zero zuccheri per mio padre, perché lui non beve lo zuccherino. Ne ho presi due, uno è quello. Poi questa è la birra al limone, questo succo d'arancia, ne ho presi, ah no, sono due al birra al limone, un altro succo d'arancia, il gatto sempre in mezzo alle palline. Poi ho preso questo per provare l'ananas, ma no, ho preso solo l'ananas, avevo letto ananas e mela, ho sbagliato, ho preso solo ananas. Poi albicocca, queste sono le bibite per gli ospiti che ho preso, e se vogliono qualcosa da bere almeno ce l'hanno, perché di solito noi beviamo acqua dal frigo e basta. Sempre aranciata, in teoria io la chiamo aranciata. Questo qua, glassa con aceto balsamico. Poi questo vuoto. Ho preso un tè, una confezione di tè alla pesca. Questi qua che sorbono per pulire, tipo lo scotez. I tovaglioli, questi qua. Una confezione di tè alla pesca con le piccoline per portare al lavoro. Poi abbiamo preso anche questo mobiletto che era in offerta 19,99 euro, e lo metterò per il momento in sala, poi si vedrà. Oh cavolo. Poi ho preso la carne, questi sono allora due bauletti di pane, petto di pollo 4,91 euro. Ho preso gli gnocchi, due pacchi di gnocchi, il lievito, questo qua per fare lievito fresco, vabbè, per fare tutto.
Altro petto di pollo, 5,65 €. Poi altro petto di pollo, 3,39 €. Io questo qua lo uso. Allora, queste le uso per impannare uovo e grattà. Allora, e questo è per riso e altro. Vabbè, comunque, pollo, 3,89 €. Questo, 3,22 €, altro petto di pollo. Poi i gatti sempre in mezzo, carote per i conigli, altro pacchetto di gnocchi, pomodorini e credo basta. Questa è tutta la spesa dall'Eurospin. E poi vi faccio vedere quanto, anzi vi dico quanto ho speso, che l'altro, nell'altro nel vlog mi sono dimenticata e non vi ho detto quanto ho speso. Allora, nell'altro vlog ho speso un bel po'. Comunque, dove cavolo è lo scontrino Eurospin, totale 114,48 €. Allora, calcolate che una persona mi aveva chiesto la salsa di pomodoro. L'ho pagata, aspettate, dovrebbe essere qua, questa qua, passata, 99 centesimi comunque, sì, 99 centesimi l'ho pagata, la passata di pomodoro. Comunque questo è il prezzo che ho speso per all'Eurospin. Adesso vi faccio vedere quello che ho speso al Gel Market. E vi faccio vedere che cosa ho preso, che è praticamente surgelato. Ah, mi sono dimenticata l'anguria. Wow, com'è rossa! Questa sì che è buona, allora. Questo quanto l'ho pagata? 7 euro. 7 euro e qualcosa. Che non c'è. Comunque, questa è l'anguria, già praticamente aperta, perché l'ho aperta. Comunque, dai, direi che dal colore è buona. Comunque questo qua, 7 euro e qualcosa. E dopo vi faccio vedere tutto il surgelato che ho preso. Ah, si sta mangiando la carne. Io ti ho detto non lasciarla lì. Pensavo che me la vedi. E siamo andati al Gel Market. Non so se anche voi. Comunque questo è lo scontrino, per farvi capire. 367,25 € quello che abbiamo speso al Gel Market. Poi vi faccio vedere a fine video il volantino. Comunque prima vi faccio vedere tutte le cose surgelate che abbiamo comprato. Sta mangiando tutto. Allora, iniziamo con i gelati. Questi qua, biscotto e cacao. Poi questo cioccolato al lampone. Questo qua l'ho assaggiato ed è molto buono. Sa anche di lampone. Coppa al caffè, questo qua ce ne sono dentro 4. Li apro perché mi occupa troppo la confezione, perché praticamente sono fatti così. Ho preso i croissant alla crema surgelati, ce ne sono dentro 12, confezione grossa così, e sono fatti così. Poi vi farò sapere se sono buoni. Comunque questa confezione. Ho preso il mango surgelato per provarlo. Questo. Ovviamente ve lo faccio vedere così, così c'è il sole e lo vedete meglio, cioè con la luce. Poi ho preso 2 confezioni di spaghetti di soia surgelati. Questi fatti così, 260 grammi. Questi panzerotti, questi qua l'ha preso lui, non l'ho preso io. Il filet di salmone, che ce ne sono dentro 2. Questi qui che sono i pisciolini,
Questi sono 500 grammi, fatti così. Filetto quarto porzione di salmone, 10 hamburger, poi ho preso i pesciolini 30% di sconto, uno pagato 4,75, l'altro 4,48. Questa è l'insalata di mare, un misto, direi che è bella grossa, due pesci diversi, questo 4,21, questo 3,90, sempre al 30% di sconto. Poi pesce spada, questo qua per provare a vedere se è buono. Ho preso il poke, ho preso 6 confezioni, uno questo qua al salmone e riso, due al tonno, tonno, riso, mango, calvo e alghe, sono due. Poi ho preso questa al riso nero, salmone, edamame e mela, uguale, cioè questi qua per farvi capire. Pizzette ne ho presi due, altra confezione per farvi capire, ho preso tutte queste. Involtini, questi qua, queste sono le crepe, scusate, pensavo che erano gli involtini, le crepe al formaggio e prosciutto, mi sembra, non l'ho mai provato e li proverò. Ho preso questi due che sono tipo di palline di gelato, una alla fragola e l'altro al mango, praticamente sono sorbetti, mai provati, li voglio provare. Questi qua 99 centesimi. La granita, la fragola per provare, che è questa qua. Ho preso il mango cocco, questo qui, uno alla vaniglia, praticamente ho preso quasi tutte, uno alla vaniglia e uno al mango, spero che sono buoni, comunque tre di questi. Ho preso due confezioni di funghi e patate con porcini, quelle così, due pacchi. La mozzarella in carrozza, due confezioni di patate polico, uno ai lamponi così per provare, questi due patate al polico, una confezione triste di verdure pastellate, questa qua, poi questo è la zuppa di pesce, l'avocado, questo qua pezzettino, un'altra zuppa di pesce, altra mozzarella in carrozza, i funghi porcini, questi qua grossi, questi fatti così grossi, questo è il purè, non so, sono tipo patate, quelle piccoline, poi la merluzzo, questo qui,
questi filetti di passera. Poi ho preso gli scampi, questi qua, questi, due pacchi di gamberi argentini, le pizze, ho preso la pizza con patate e porcini, la pizza con mozzarella di bufala e pomodorini. Vediamo se li metto così, ok. Questa tonno e cipolla. Altre pizzette. Due pacchi di cozze, questo qua a 1 chilo. Per cui due così. Questo per l'antipasto, 18 pezzi, tutto misto, altri gamberi argentini, altra confezione di antipasto, per finire questo del Giappone, la pasta ramen del Giappone. Queste non c'entrano, che queste qua erano già da prima. Le pizze, pizza capricciosa, ne ho presi due. Poi ho preso due pizze alle verdure che ho già mangiato. Questa pizza reginella. Tutte le pizze erano scontate al 30%, questa è farcita a mano, margherita con mozzarella, e ne ho presi due. Per finire ho preso la torta, questa l'ho pagata a 21 euro qualcosa, crostate fichi, ed è fatta così. Questa è la torta crostate fichi. E niente, queste sono state le cose che ho comprato al supermercato, tutto dove vendono il surgelato. Allora vi faccio vedere lo scontrino, quanto ho speso, anche se ve l'ho fatto vedere prima. Il supermercato si chiama Gel Market, praticamente un supermercato tutto surgelato. Ho preso anche il volantino, così vi faccio vedere anche il volantino. Io ho accumulato adesso 367 punti. Con i punti credo che vi lascia lo sconto. Adesso non so, più o meno. Fatemi sapere se voi avete provato o siete già stati a questo supermercato. I prezzi calcolate che sono questi. La torta 21,50 euro, solo che ora che vi dico tutti i prezzi, dato che lo scontrino è lungo, ci vuole un po'. Il totale è 367,25 euro, era tutto scontato, per cui calcolate gli hamburger 5,49 euro, il salmone 4,90 euro, c'erano gli scampi, qui mi sembra che li ho pagati 29,90 meno 10, poi le cozze, cos'è che ho preso? Ah, branzino, cioè questi sono tutti i prezzi. Funghi porcini 14,90, funghi patate 3,99, il mango cubetti 3,99, e tutte le altre cose. Questi sono i prezzi.
Comunque sì, ho speso tanto, ma credo che la spesa mi dura un bel po', perché secondo me ha voglia. Poi tanto è tutto surgelato, la maggior parte sono quasi pronte. Vi farò sapere piano piano nei vlog se sono buone oppure no, tutte queste cose qua. Allora, questo è il volantino. Ho preso la Poké, come avete visto. Per adesso è dal 27 luglio al 30 di agosto. Le poke costavano 4,99 euro invece di 6,99 euro. Quello che ho preso io al salmone riso 6,39 invece di 8,90 euro. E poi ce n'erano altre che però non mi piacevano e ho preso solo queste tre che vedete e questa. C'era lo sconto del 28% su questo. Poi, questi sono il 30% di sconto. Ho preso le pizze che invece di pagarle 3,19 l'ho pagate 2,19. Anche questo ho preso 1,85 euro invece di 2,49. Poi, queste qua mi sembra che non le ho prese perché forse non le ho viste. Poi ci sono questi, il sushi così non mi ispirava e allora non l'ho preso. Poi c'è tutto il mangiare già pronto, surgelato, che vabbè, quello io non lo prendo mai perché non mi piace, preferisco cucinare io. Poi qua c'è il pesce, io ho preso questo qua, 4,79 euro invece di 7,99. Poi ho preso misto di mare. Questi qua non li ho visti, cavolo, erano buoni come prezzo. L'orata mi sembra che l'ho presa. Poi le cozze, ho preso queste 2 kg di cozze 4,49 euro che vi ho fatto vedere. E poi c'è tutte queste altre cose, come ad esempio gli scamponi. Io ho preso anche scamponi a 19,90 invece di 29,90 euro. Poi ho preso anche le brioche a 5,95 euro invece di 8,50 euro. C'erano anche i gelati, come vedete c'è il sorbetto, c'è la marena croccantino, questo qua, i bonbon gelatini. C'erano anche le bibite a 69 centesimi invece di 99. C'erano anche i biscotti, i vini. E tutte le altre cose che ovviamente qua c'è anche il gelato artigianale invece di 18,90 euro 13,90 euro e questo 4,90 euro due porzioni quello che ho preso io praticamente questo è il volantino vi dirò come mi troverò bene vi farò sapere se le cose sono buone e niente fatemi sapere se volete sapere qualcosa o avete domande? Non lo so. Comunque, per il momento è la prima volta che io prendo da questo gel market e vediamo com'è. Ho riempito proprio il freezer, ma ve l'ho fatto vedere per cui non ci sta più niente dentro. E niente, questo è il risultato e la spesa, tutto il resto. E comunque c'è una buona offerta perché tra il 28 e il 30% di sconto con diciamo questi, secondo me è ottimo. E niente, questo è tutto.